finì anche a Palermo. Con il 22 il Perugia retrocede in Serie C per la seconda volta in 3 anni. Davvero una grande amarezza per tutto l'ambiente, costretto a ingoiare un altro boccone amarissimo. Il verdetto del campo è doloroso, ma meritato. Abbiamo visto una squadra crollare nel momento decisivo, mostrando tutti i suoi limiti e l'inadeguatezza dell'organico. A questo punto non ci resta che ringraziarvi per aver seguito la nostra diretta e arrivederci alla prossima stagione. Fischio finale per Curi. Il Perugia vince 32, ma per conoscere la propria sorte bisogna aspettare il risultato di Barbera, attualmente fermo sul 22-95 di Carmine all'occasione per il quarto gol, ma viene anticipato in extremis 94 con approfitta di uno svarione della difesa del Benevento e mette a porta vuota 32-91 il Benevento pareggia con Ciano. È il gol che può significare la retrocessione, concesso 7 di recupero. Sempre 22 a Palermo, 86 a Benevento, c'è Leverbe al posto di Fulon, 85 espulso Ic per proteste, 83 a Perugia Santoro per Vulic, 81 Fumogeni e Petardi dal Nord, gioco fermo, 80 a Perugia fuori Iannoni dentro Bartolomei, 75 Tello entra nel Benevento al posto di El Kawakibi al 73. La partita ora rallenta. L'attenzione è tutta rivolta a quanto sta accadendo al Barbera. Se le cose rimanessero così, la vittoria sarebbe inutile per il Perugia, che sarebbe retrocesso in Serie C. 62-2 sostituzioni Grifo Kuon per Luperini e Capezzi di Serio. Il Benevento inserisce Kubica per Schiattarella, 60 destro di Farias che scheggia il palo al 58 sul corner successivo di Carmine, con un colpo di testa in tuffo realizza il 21 incredibile, 57 al Barbera, Brescia segna 22. Intanto Sgarbi impegna Manfredini con un tiro dalla distanza, 56 sinistro dal limite di Ciano, 54 Rodriguez accorcia le distanze a Barbera. 21 Palermo, 53 trasformazione chirurgica di Lisi, 11 51 cross di Olivieri che colpisce il braccio di un ospite, rigore 48 mezzo tiro di Di Carmine. Manfredini salva tutto, 46 Olivieri ferma Kautsukias con un sacro pareggio giallo. Riprende a giocare squadre ancora sul rettangolo verde a Perugia, c'è Olivieri al posto di Pass. Grifo a trazione anteriore in questo scatto finisce un primo tempo assolutamente inguardabile o quasi inguardabile per il Perugia, sotto di un gol con il Benevento. Per i playout è assolutamente necessario ribaltare il risultato, vista la sconfitta per 20 del Brescia a Palermo. In questo momento i biancorossi sarebbero gli ultimi. Il pubblico fischia senza pietà e invita i giocatori a far emergere i propri attributi. A più tardi per la notizia di una ripresa, si spera decisiva, concesso 2 di recupero, 44 di Serio ci prova con un sinistro dal limite. Manfredini alza in angolo 40 e il Palermo raddoppia con Tutino, 38 Sgarbi recupera palla sulla tre quarti e serve Santoro che colpisce di sinistro ma impreciso, 35 Perugia ad un passo dal pareggio, cross dalla sinistra di Carmine che colpisce di testa la traversa, Luperini colpisce il corpo man.